Siccome ho detto prima, una generazione molto, molto, molto più seria e solida di quella che era, per esempio, la mia generazione. Sono ragazzi che hanno voglia di lavorare, non bisogna demoralizzarli, e mi pare che oggi per loro non ci sia un clima molto buono. Quindi invece di metterci a vedere noi adulti se sono bamboccioni o no, vediamo di metterli nelle condizioni di lavorare. Oggi il nostro dovere è trovare un lavoro e loro sono pronti. Mi parlava di questa, iniziativa che vuole lanciare a luglio per raccogliere fondi. No, ma noi adesso vogliamo raccontare quello che facciamo noi sotto l'aspetto della competitività e solidarietà, che è un progetto, tutto quello che c'è dentro, andarlo a raccontare nelle università ai ragazzi per fargli vedere che c'è una strada, e nelle associazioni di categorie, nelle associazioni industriali, per vedere proprio se tanta gente che secondo me è pronta, a volte non lo fa perché il lavoro ti distrae un po' da queste cose e non ci pensi. Quindi io sostengo, voglio essere ottimista, che una volta che queste cose vengono raccontate da uno che le fa e fa vedere anche come si possono fare senza grandi problemi, molta gente le faccia. Certo. Quindi è un grande valore, no? Propedeutico a creare posti di lavoro per i giovani. Questo, perché posti di lavoro per i giovani è propedeutico a togliere dai problemi tanta gente che adesso vive delle condizioni di vita drammatica, no? Solidarietà va in quel senso. Il lavoro per i giovani è un altro argomento che va affrontato proprio con un grande tema di progetto di turismo paese da fare in fretta, perché quello occupa milioni di persone, e lì abbiamo una leadership che, se siamo bravi, la riprenderemo e non ce la toglie nessuno. Grazie.